Buongiorno ragazzi, come avrete già letto dal titolo, oggi vi porto a vedere la casa di Tiziano Terzani, o meglio, il terreno su cui sorgeva la casa di Tiziano Terzani e che oggi è stato modificato e trasformato in un condominio. In passato ho avuto la fortuna di visitare la casa di Tiziano Terzani per ben due volte e per entrambe le volte c'era chiaramente il custode Kam Singh che mi ha aperto la porta e mi ha fatto fare un tour della casa e del terreno circostante il laghetto che era il centro del lotto di terreno su cui sorgeva la casa di Tiziano Terzani. Se non ricordo male, la casa era lì a quell'angolo dove si gira a destra. Sì, era qui, ci sono ancora gli alberi. Allora vuol dire che non hanno ancora costruito il condominio. Qui alle mie spalle sorgeva la casa di Tiziano Terzani e adesso è tutta recintata e come vedete ci sono delle scritte che indicano che fra poco verrà costruito un condominio. Il giardino con il laghetto era proprio qua, in mezzo a questi alberi, lì. La casa di Tiziano Terzani stava da quella parte, vicino a quella costruzione bianca-azzurra, e la casa di Kam Singh, il custode, era qui dietro su questo angolo. Vediamo se riesco almeno a far entrare la fotocamera, a far entrare voi dentro, perché qui è recintato, non si può. Vediamo se riesco a infilare la fotocamera dentro per vedere. C'è ancora una delle casette, anche se parzialmente abbattuta, che era stata costruita intorno al laghetto. Dentro a quel laghetto c'erano delle carpe e la tartaruga gigante da cui prendeva il nome la Turtle House. Attenzione, attenzione! Invece non è ancora stata abbattuta, eccola qui la casa. La vedete? È ancora presente. Vediamo se si può entrare, se mi lasciano, se c'è qualcuno. Questo è il laghetto. E questa è la casa. Ancora in piedi. Incredibile ragazzi, scoop esclusivo. Sono di nuovo qui alla Turtle House. Speriamo che non mi crolli in testa. Dietro di me il laghetto e questa la casa di Tiziano Terzani. Che emozione ragazzi, che emozione. Qui è dove c'era un tempietto una volta, ne parlava anche Terzani in uno dei suoi libri. Questo era il giardino, ormai abbandonato. Vediamo se si può entrare, speriamo che non ci siano serpenti. Nel giardino c'era un cane randagio. Speriamo sia buono. Questo è il soggiorno. Qui qualcuno aveva messo, tempo fa, avevo visto su Facebook, avevano messo i libri di Tiziano Terzani. Questo è il retro della casa. Hello, there is someone here.
Proviamo a salire su per le scale. Questo è il terrazzino su cui ho fatto la fotografia con Kamsing alcuni anni fa. Guardate qui per terra, queste sono le radici del grande albero che c'è qua fuori. Sono tutte quante entrate dentro nella casa e si stanno diramando sul pavimento. Questa è una stanza al primo piano. Da questa parte qua c'è un topo morto per terra, quello lì. Qui c'è il bagno. Qui un armadio. E questa un'altra stanza. Dalla quale si vede il giardino e una volta anche il laghetto. Ecco, quello è il laghetto e questa la residenza bancocchiana di Tiziano Terzani. Pensavo l'avessero già battuta, in realtà c'è ancora, una bella sorpresa, pensavo di non vederla più. E questa probabilmente sarà una delle ultime volte, uno degli ultimi video in cui vedrete la casa. Questo è l'albero gigante di fianco alla casa, da cui provengono le radici che abbiamo visto nella stanza al primo piano. Questa era la zona soggiorno, che dava sul patio e sul laghetto. In quel punto c'era una piccola pagoda di legno, si vedono ancora delle travi, delle assi e una parte del tetto crollate. E di là, in quel punto, c'era la casa di Kamsing, e dove c'era anche la mattonella famosa, dove c'era scritto Turtle House, che poi hanno rotto e rincollato in qualche maniera. Purtroppo non vedo più né pesci né tantomeno la famosa tartaruga. Quando venni qua alcuni anni fa c'era ancora la tartaruga, la fotografai. Dovrei avere ancora qualche fotografia di repertorio, adesso ve la faccio vedere. Non me ne ero neanche accorto, qui è venuta giù una parte del soffitto, del controsoffitto. Eccola lì in terra. Quindi è un po' pericolante la casa, eh? Non penso avranno un restauro. Un peccato, davvero un peccato. Bene, ragazzi, io la casa ve l'ho fatta vedere. Anche qui è venuto giù una parte del soffitto, del controsoffitto. E basta. Questa era la residenza di Tiziano Terzani a Bangkok. Salutatela per l'ultima volta, perché in breve tempo verrà abbattuta. Ho chiesto al motorbike taxi lì se conosceva Kamsing e se sapeva dove è andato, ma mi ha detto che non lo conosce, non sa dove sia andato, cioè non lo conosceva proprio. Peccato, mi sarebbe piaciuto rincontrare Kamsing dopo tanti anni. Non penso si sarebbe ricordato di me, però vorrei sapere che fine ha fatto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante, per me è stato quasi un po' commovente, e se vi è piaciuto lasciatemi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale, che vi farò vedere altri video interessanti sulla Thailandia, usi e costumi locali. Ciao, alla prossima!